A settembre di quest'anno, dopo un anno di astinenza perché ho fatto parte del consiglio direttivo della Wikimedia Foundation, la Fondazione Mondiale. La Fondazione Mondiale. Quindi lei è uno dei protagonisti di questa realtà e ci racconta in che senso Wikipedia è un paradosso della democrazia digitale per molti versi, no? Assolutamente. La domanda di oggi voleva essere democrazia digitale, sì o no? Io francamente ho scelto deliberatamente di non rispondervi e di parlare semplicemente di quello che conosco molto bene, cioè del progetto Wikipedia, e di prendermi anche un po' il lusso di giocare attorno al concetto di è democratica o non è democratica. Per cui ho intitolato il mio intervento Wikipedia non è una democrazia e cercherò di motivarlo quasi fino in fondo. Sono partita facendo l'utente proprio di Wikipedia, quello che mi aspetto che probabilmente molti di voi abbiano già fatto nella loro esperienza online. Sono andata e ho consultato Wikipedia e ho detto: vediamo cosa dice di democrazia. Non me lo so a leggere, è lì, è disponibile online, però mi piaceva come punto di partenza, ma mi piaceva anche provare a vedere cosa diceva Wikipedia della democrazia digitale. Ed è stato molto interessante come esperienza. L'edizione italiana apparentemente non ha una voce dedicata alla democrazia digitale, però io che sono un po' vecchia di questo mestiere ho usato un trucco. Sono andata a vedere sull'edizione inglese se c'era questa voce. Ho visto che Digital Democracy rimanda a e-democracy, ho aperto la voce in inglese, sono andata a vedere se per caso esisteva un corrispettivo italiano e sono arrivata alla voce e-democracy in italiano. Per cui Io che so quella di inglese sono meno esperto. in fondo era solo una mancanza di un redirect, come lo chiamiamo tecnicamente, per cui in fondo qualche informazione c'è. Sicuramente da ampliare, quello che vedete è esattamente tutto il contenuto della voce, quella in inglese è decisamente più corposa, vuol dire che quantomeno gli utenti di lingua italiana non hanno ancora dibattuto troppo sul tema, non hanno avuto troppa voglia di approfondirlo e di scriverci qualcosa. Quello che mi faceva un po' sorridere era che nelle voci correlate, ossia quelle che tipicamente giudichiamo attinenti all'argomento che consigliamo di andare a leggere, c'era un riferimento a WebArchaea, che mi è sembrato un neologismo carino, ed è una voce completamente da scrivere. Wikipedia, un'enciclopedia, nulla di più, l'enciclopedia più grande che esista in questo momento al mondo. L'edizione italiana conta, ho controllato stamattina, un po' più di 500.000 voci, quella inglese più di 2.600.000, in totale in tutte le edizioni in questo momento siamo oltre i 10 milioni di articoli. È una cosa sterminata. Se venisse stampata non ho idea di quanto occuperebbe, ma non credo che nessuno riuscirebbe mai a consultarla. Questa è una delle domande che tipicamente le persone si fanno e ci fanno quando incontrano Wikipedia. Nessuno mai, o perlomeno, come di primo acchito, nessuno ci viene a chiedere ma Wikipedia è una democrazia. Il concetto è, siccome Wikipedia ha come sottotitolo, come claim, Wikipedia, l'enciclopedia libera, questo libera viene spesso e volentieri frainteso. Tant'è che questa domanda è, libera vuol dire che posso farci quello che voglio? Forse. Due righe di storia veramente velocissima per farvi inquadrare meglio il progetto. Nel 99 è iniziato Stallman a teorizzare che forse il web iniziava ad avere in sé le potenzialità per scrivere una enciclopedia e ha iniziato a lavorare al progetto Newpedia, che poi ha abbandonato quando